non sto facendo questo video proponendo di contravvenire alle norme indicate dal capo dello Stato. Credo che ogni persona in questo momento debba prendersi la responsabilità e non mettere in pericolo la collettività. Quindi o stiamo a casa oppure corriamo in giardino, ci possiamo inventare delle modalità per stare in buona salute. Buongiorno ragazzi, spero che stiate bene. Oggi sul canale avremo un ospite, Cesare Picco, psicologo e runner che corre sotto le 3 ore la maratona. Ci parlerà di un argomento inedito, la fame di riconoscimento. Ma cosa c'entra questo con la corsa? Beh, lo vedrete nel suo video. Lascio la parola a lui, poi torniamo qui per una conclusione. Conosco Cesare da diverso tempo, collabora con noi sul sito The Running Pit, scrive articoli molto interessanti, in particolar modo quello di Kipchoge, da poche settimane collabora anche con La Repubblica. Sono davvero contento che il nostro sia stato un trampolino di lancio per qualcosa di più importante. Lo ospito sul canale volentieri, sentiamo che cosa ci racconta. Ciao a tutti, io mi chiamo Cesare Picco, sono uno psicologo e un runner. Voglio ringraziare dell'ospitalità Massimilani per l'opportunità di fare parte del suo canale. Vi voglio anche spiegare il perché di questo video. Mi conosce perché ha letto dei miei articoli su The Running Pit. Ho deciso di fare questo video perché mi sono confrontato con Massimilani, che mi ha domandato la mia disponibilità a parlare di alcuni argomenti che ho trattato in un articolo uscito pochi giorni fa sulla Repubblica dei Runner. Di cosa parlavo in questo articolo? Raccontavo sostanzialmente la mia esperienza di corridore all'interno di questo periodo di emergenza sanitaria. Cosa è successo? Io non sono stato tanto bene di salute e mi sono fermato dall'attività podistica il 19 febbraio e sono stato fermo fino al 15 marzo, ovvero fino a quando mi sono sentito pienamente in salute. Il 15 marzo non c'erano ancora le attuali restrizioni, ci tengo a dire che con le attuali restrizioni non sto correndo, o meglio, ho la fortuna di avere un tapis roulant, quindi corro all'interno della mia abitazione. Però il 15 di marzo c'era ancora questa possibilità e volevo godere dell'opportunità di fare una corsa prima di una possibile reclusione forzata, quella che stiamo vivendo. Esco a correre, era domenica, e poche centinaia di metri dopo essere uscito incrocio un altro podista. Chiaramente io ero da solo, lui era da solo, io ero a un lato della carreggiata, lui all'altro lato della carreggiata, ci siamo incrociati e ci siamo scambiati un saluto e un sorriso. Mi sono trovato fortemente commosso, al punto tale che i miei occhi erano inumiditi. Non ero veramente più abituato a correre, non ero più abituato a fare qualcosa che mi fa stare bene, che mi piace, ma soprattutto non ero più abituato a scambiare un saluto e a sentirmi visto da una persona e vedere una persona durante qualcosa che mi piace, mi fa stare bene, come la corsa. Mi è tornata alla mente una teoria di una psichiatra canadese che si chiama Eric Berne, che è stato il fondatore dell'analisi transazionale. Secondo l'analisi transazionale, tutti noi esseri umani abbiamo dei bisogni chiamati fami. E proprio come la fame alimentare, per godere di buona salute, abbiamo la necessità ogni giorno o comunque a cadenza costante di ricevere nutrimento. Il nutrimento per l'analisi transazionale può essere chiamato anche riconoscimento, la fame di riconoscimento. Ovvero, per godere di buona salute, io ho bisogno di soddisfare la mia fame di riconoscimento. Il riconoscimento consiste nel sentirsi visti, percepiti, fondamentalmente nell'esistere per qualcun altro. Io nel momento in cui ho salutato e sono stato salutato, mi sono sentito visto, percepito all'interno di un contesto che io sento come positivo. Credo che uno dei bisogni del correre
non sia unicamente legato all'attività fisica e alla dopamina e a quelle sostanze che portano il buon umore, che sicuramente hanno un ruolo, ma anche nel sentirci riconosciuti mentre facciamo qualcosa che ci piace. Nel momento in cui, per esempio, partecipiamo alla gara della domenica e c'è lo sfottò o il saluto con l'avversario, in quel momento riceviamo il nutrimento legato alla fame di riconoscimento, e questo ci permette di stare bene. Quindi non voglio dire di andare a correre, non è mia intenzione, ma semplicemente di considerare che il bisogno di corsa non è necessariamente in modo univoco legato al benessere fisico o al voler partecipare a una gara. Sento il bisogno di dire questa cosa perché la campagna discriminatoria nei confronti dei podisti che si è messa in atto negli ultimi tempi la trovo esagerata e discriminatoria. E non mi piacciono questi sfoghi di rabbia, immotivati, e penso non portino a nulla. Io comunque vi voglio salutare, spero passerete dei giorni il più lieve possibile, per quanto possano essere lievi, e spero che questa situazione si risolverà nel più breve tempo possibile. Ciao a tutti, ciao. Ciao ragazzi, tornati qui. Direi due sole considerazioni finali. In primo luogo, sono d'accordo con Cesare su tutto quello che ha detto, sia nell'introduzione, ossia stiamo a casa per il bene dell'Italia, sia nella conclusione. Secondo me c'è un grande senso di appartenenza del gruppo dei podisti italiani, però questo senso di appartenenza è visto in maniera diversa da chi purtroppo o per sua fortuna non corre. Prima di concludere il video, una delle domande più frequenti che mi sono state poste nelle scorse settimane è stata quella di cosa ne fai delle tue scarpe una volta che hai fatto la recensione? Beh, io semplicemente una scarpa la utilizzo per un certo numero di chilometri, poi dopo averla testata almeno per 100 km faccio la recensione ed infine cerco, tra virgolette, di venderla sul mercato, ossia ai miei migliori amici che hanno per loro fortuna la stessa taglia. Come faccio a venderle? Semplicemente valuto il prezzo a cui le ho comprate, a questo prezzo tolgo il 30% e poi faccio una decurtazione lineare in funzione di quanti chilometri questa scarpa ha. Se a 600 km la scarpa non vale più niente, a 300 km la scarpa vale metà del suo prezzo, ovviamente scontata del 30% rispetto al prezzo a cui io l'ho acquisita. Detto ciò, le ultime 6 recensioni sono state ben viste, ho mandato le scarpe a un mio amico, come vedete nella foto allegata. Non credo che nessuno di voi sia interessato, comunque sappiate che le scarpe sono lavate, profumate e vendute ad un prezzo equo. E per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mi raccomando like, commenti sempre qua sotto e se avete pazienza iscrivetevi al canale, nei prossimi giorni parleremo ancora di scarpe ma anche e soprattutto di allenamenti, di come io e Andrea Sofiantini ci stiamo allenando in questo momento a casa. Stay strong, stay healthy e soprattutto state a casa. Ciao, a presto! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.